lentamente si era riusciti a creare uno zoccolo duro che però si sollecitava, di cui si sollecitava l'ampliamento. Adesso Alis lamenta che a Napoli, poche settimane fa, insomma, il ministro Giovannini sia stato molto 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 freddo su questo tema e che quindi insomma, ha lasciato capire che immagina un ridimensionamento. Allora la cosa che vorremmo sapere è se una decisione, a nostro avviso sbagliata, irreversibile, oppure se si può correggere. Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di confronto che è sempre buona, perché innanzitutto dopo la crisi emergenziale che abbiamo vissuto sanitaria, tornare a stringersi le mani e a parlare con chi 365 giorni all'anno vive il settore dei trasporti e della logistica, dei porti, è fondamentale per noi prima di tutti, perché così abbiamo il polso della situazione direttamente da chi vive questa realtà. Per venire alla sua domanda, quindi chiaramente per non sfuggire al tema, sarò provocatorio, dottor Vespa, nel senso che lei sa, ogni anno quando vengo qua giustamente lei mi fa questa domanda. Lei sa perfettamente... Beh, fino all'anno scorso era una domanda, un work in progress, no. Invece mi pare che lei mi fa questa domanda, cioè il refrain è: il mare bonus e il ferro bonus saranno delle iniziative che verranno confermate, eccetera, eccetera? La mia risposta è sempre la medesima, perché lei sa che, esattamente come lei è un grande sostenitore, lo diceva prima giustamente, dell'intermodalità da 40 anni, diceva lei, io ho 45 anni, quindi diciamo che da 20 anni, da quando conosco questo mondo e sono anche con grande orgoglio inserito nel sistema associativo delle tante associazioni, e chiaramente di Alis in primis, sono personalmente un grande sostenitore di questa iniziativa, lo sono io, lo è la parte politica che io rappresento, perché non sono parole ma sono fatti. Nel corso degli anni tutti i presenti sanno perfettamente come, grazie all'intervento della mia bandiera, questa iniziativa è stata un'iniziativa che è proseguita e ha avuto un percorso vincente, dal mio punto di vista vincente. Sarò provocatorio nel dirle che ha ragione Giovannini. E cioè il mare bonus e il ferro bonus non devono essere dei bonus, devono essere delle realtà che sono inserite nella logica senza la necessità di continuare a essere confermate con discussioni, dibattiti, richieste, emendamenti, eccetera, eccetera. Quindi lei sta parlando di una dotazione definitiva. Certo, questo è l'auspicio che noi personalmente abbiamo. Quindi chiaramente lo dicevo in senso provocatorio, il fatto di essere in accordo con quanto detto il ministro Giovannini, però sapete perfettamente che questo, e lei per primo lo sa, che questo è un governo multicolor, mettiamola così, che non tutti la pensiamo alla stessa maniera. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro nel dichiarare, scusate il gioco di parole, che ci sono delle oggettivamente dei punti di vista differenti su questo argomento, siccome ad ora ma la maggioranza della maggioranza come la pensa? Mi perdoni, siccome in questo momento siamo comunque in una situazione in divenire, cioè un ministro dice secondo me questa iniziativa non deve più essere percorsa, sottolineo che tra pochi mesi si andrà al voto. E quindi, molto semplicemente, segnalo che con coerenza qualcuno è sempre stato dalla parte del mare bonus e del ferro bonus, con emendamenti, con discussioni, con dibattiti, con cambiamenti in corso d'opera. L'auspicio è che il prossimo governo sia un governo che non parla più di bonus, ma che parla molto semplicemente dell'inserimento di una iniziativa che dal nostro punto di vista è positiva, che ha dato dei risultati solo che positivi, inserito nella normale attività di governo, di legge di bilancio, e quindi che non sia più una cosa eccezionale sulla quale ci devono essere dei dibattiti, ma una cosa assolutamente normale, stante il fatto che le prove ci dicono che ha portato dei buoni risultati. Allora, andiamo nell'ordine. Prego. Si vota tra 10 mesi.
Sì. E quindi poi Dio sa che cosa succederà. Lei giustamente immagina e spera che vinca la Lega e il centrodestra, e quindi già cominciando la campagna elettorale, state tranquilli perché quando vinciamo noi questo è. Ma le dice ha ragione Giovannini, non deve essere una cosa provvisoria. Giovannini cosa non che... intendeva questo chiaramente. No, ecco, ma Giovannini... allora è chiaro, allora, se ho capito Giovannini bene, non se intendeva capito proprio bene, questo. Scusi, forse era per questo che ero provocatorio. Mi corregga per favore, fino adesso si era arrivati, Guido, a 50 milioni mi pare, no? E l'auspicio era di arrivare a 100. Rendendo definitivo nella visione attuale di questo governo, poi il prossimo vedremo come sarà e che cosa sarà, ma questo importo tende a scendere? Oggi c'è, quindi noi non abbiamo dubbi sul fatto che oggi, purtroppo diminuito per le vicende che ho spiegato prima, siamo in un governo multicolor, il ministro non sono io e il ministro ha e la delega da 50 la portate a 20. Ha la delega che tocca questo argomento. I nostri emendamenti in legge di bilancio saranno emendamenti chiari che semplicemente confermano con coerenza quello che abbiamo fatto nel corso degli anni, di questi anni, quindi passando dalle parole che si dichiarano in consessi come questo, da ospiti di ALIS e di associazioni che comunque sono propositori di questa iniziativa, chiaramente presenteremo emendamenti che vanno in questa direzione, e in quel caso mi auguro che il Parlamento possa essere assolutamente deciso per raddrizzare una china che purtroppo oggi è in una fase decrescente, chiaramente nell'ottica, e lo risottolineo, delle prossime elezioni politiche che vedranno chiaramente ognuno dire la propria, fare delle proposte politiche per quanto riguarda la gestione anche della logistica e soprattutto in questo caso della sostenibilità, e questo chiaramente sarà un tema che noi valorizzeremo pesantemente. Bene, allora intanto prego le hostess di portare forse almeno uno o due tavoli e altre bottiglie di acqua minerale anche gassata per